Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buona giornata, ben trovati. Ricominciamo con le dirette di Dentro la Città. È un piacere avervi qui. Spero abbiate fatto buone vacanze per chi le ha fatte, buon riposo per chi invece è rimasto in città. Ritrovo anche i graditi ospiti. Saluto e ringrazio il sindaco di Seregno, Mariani. Come sta? Buongiorno, bene, grazie. È stato adesso poi ci facciamo ovviamente i fatti vostri, quindi vi chiediamo dove siete stati. Lo chiederemo anche a Merlin. Benvenuto, buongiorno, come va? A tutti. Bene, bene. Bene, Zuffada dal Consiglio regionale. Buongiorno a che tutti. Che non sta ancora lavorando. Non Zuffada, il Consiglio regionale, dico bene? Ma il Consiglio lavora. Eccolo, diciamo, là. I consiglieri al momento riprenderanno i primi di settembre. Allora, signori, come sempre, voi potete telefonare in diretta e raccontateci, magari oggi è la prima puntata, così ci ambientiamo, raccontateci un po' che avete fatto, se siete rimasti in città, com'era la città, se siete andati via, cosa avete visto, se è vero che così pochi italiani sono andati in ferie, come dicono le statistiche. Di solito le statistiche però li fanno quelli di Federalberghi e quindi, insomma, sono un po' da prendere con le pinze. Vabbè, altro da raccontare c'è che abbiamo detto ricominciamo dalla crescita, il primo titolo che mettiamo per tornare a bomba sui temi del giorno. In particolare mi ha colpito molto una statistica che ha fatto, o meglio, un resoconto di quanto fatto dal governo Monti in questi mesi di lavoro sulle principali riforme che vuole mettere in piedi, ovvero Salva Italia, Cresci Italia, semplificazione, lavoro e così via. Perché se è vero, come è vero, che queste grandi riforme sono state approvate e messe almeno per adesso nel grande scatolone delle cose da fare necessarie per riprendersi, però i decreti attuativi, cioè quello che è la benzina del motore, sono invece molto indietro, anzi sono praticamente non fatti, per esempio per la questione del lavoro, anche per la spending review, 2 decreti attuativi su 104, idem per lo sviluppo, 1 su 55 e così via. È stato fatto un po' pochino. Avete visto questi numeri? Sono un po' allarmanti perché dice, ma allora le tasse le avete chieste subito e poi mette il resto con calma, no? Come mai? Ma al di là di quello che si è visto, abbiamo visto tutti purtroppo quello che è costato ai cittadini l'IMU, ad esempio, quanto è arrivata la benzina, cosa sta succedendo, grandi dichiarazioni, ma alla fine, come giustamente dicevi tu, benzina non ce n'è, nel senso si è parlato di grandi proclami, si è parlato di risanamento, si è parlato, ma alla fine poi quando il governo e i ministri devono lavorare penso che si ma avete che visto stiano la, dimostrando. La benzina a quote record, 2,013 è arrivata. Il solito fin dell'estate. Questo è incomprensibile. Cioè, sì, è vero. Anche le persone più incolte capiscono che quando arrivano il periodo delle vacanze, immancabilmente la benzina sale alle stelle, sia che il petrolio salga, sia che il petrolio scenda. Cioè grandi rientri, autostrade piene, ecco che arriva il rincaro, no? Uno deve tornare a casa, non è che può rimanere purtroppo tutto l'anno in vacanza. Sì, insomma, non bene, no? Perché davvero il film è sempre lo stesso, purtroppo, come dice bene Merlin, con questa lungaggine incredibile. Adesso dice, adesso risolviamo anche i decreti attuativi, però è un po' una brutta storia. Ma è un fatto sicuramente non positivo. Si pensava che il cosiddetto governo dei tecnici fosse immune da tutte le famose mediazioni di carattere politico e che quindi la burocrazia fosse messa davvero nel cassetto. Al contrario, purtroppo, incominciamo a vedere che dalle proclami che vengono sistematicamente fatti da parte dei vari ministri, poi nel merito i decreti attuativi, che sono la pratica attuazione delle belle intenzioni, incominciano ad avere delle difficoltà, cioè dei ritardi, soprattutto in un periodo come l'attuale, in cui al contrario, come giustamente dicevi prima, sono stato tanto rapidi nell'aumentare la pressione fiscale, quando si tratta al contrario di prendere i provvedimenti che nel bene o nel male riescano a rilanciare un po' l'economia, cominciano a essere dei ritardi. Questo sicuramente non è un fatto positivo. Mi auguro che alla ripresa, che è ormai alle porte, davvero si possa dare una spinta notevole
a tutto questo, perché davvero la situazione incomincia a diventare piuttosto difficile. Pensate che sulle due questioni principali, perché alla fine c'è il Salva Italia che è più una questione finanziaria, la semplificazione fiscale altrettanto, c'è quella del lavoro che ovviamente toccherà un po' tutti quanti, ma per adesso è stato fatto 0 su 37 decreti necessari, ma quelli che vengono più citati, Cresci Italia, quindi liberalizzazione e compagnie cantanti, e sviluppo, e quindi infrastrutture e quant'altro, è stato fatto rispettivamente del Cresci Italia 7 decreti sono stati fatti su e approvati su 53 necessari, quindi il 13%, sulla questione del rilancio, adesso facciamo lo sviluppo, i ponti, le autostrade, 1 su 51, quindi il 2%, pochino, davvero pochino. Cosa secondo voi sarà, alla fronte di questi dati, adesso l'atteggiamento dei politici e le chiacchiere che faranno? Perché adesso non si scappa, ci sono i numeri. Ma sì, io credo che intanto bisogna capire perché, perché qui i casi sono due. O questo governo con tutti i professori, i mega professori, super laureati, non è capace e quindi è venuto lì a insegnare come si fa la politica perché loro erano bravi, erano tecnici, oppure vuol dire un'altra cosa che penso io. Penso che al di là dei luoghi comuni, dei grandi titoli, alla fine le cose che questo governo fa sono sempre le solite cose e oltretutto delle cose che in questo momento non servono. Cioè, quello che fino adesso si è fatto e le strade che si sono scelte sono delle strade che non creano crescita, non creano sviluppo, non lo creano in Italia, non Beh, lo creano in Spagna, lo non lo creano, no? Non lo neanche da una ma volta il problema attuati, adesso io sentivo la Fornero che diceva c'è troppe tasse sul lavoro, ho detto finalmente si sono accorti che i lavoratori dipendenti pensionati, anche i quadri, i tecnici, no? Sono quelli che pagano l'80% delle tasse nel nostro paese, ridurranno un po' le aliquote, no? L'idea è riduciamo l'aliquota dell'impresa, cioè la quota che paga l'impresa. Io ribadisco un concetto semplice. In questa crisi, se anche le imprese producono 5 volte di più, chi compra? Certo. Cioè se noi non restituiamo potere d'acquisto alla gente che lavora, non restituiamo un minimo di lavoro, non restituiamo delle pensioni decenti, noi possiamo incrementare le imprese finché vogliamo. Faranno prodotti che non comprerà nessuno. Vero, vero. L'altra questione che mi va di sottolineare proprio sulla questione del lavoro è che se è stato fatto 0 su 37 dei decreti attuativi necessari, quando invece in teoria è già in vigore quanto approvato dal governo dal 18 di luglio, vuol dire che non solo i lavoratori non sanno che cosa sarà del loro futuro per se stessi, ma anche le aziende non sanno come eventualmente assumere, certo. Non assumere, no, dico male, è così che funziona, cioè è un caos. Questo è così, ma infatti uno degli aspetti diremmo più negativi che contraddistingue un po' il nostro paese è il ritardo dell'applicazione delle leggi che vengono emanate, cioè purtroppo abbiamo dei ritardi incomprensibili nel caso e un continuo rimescolamento di leggi che non trovano poi riscontri immediati, per cui si crea spesso e volentieri molta confusione e poca certezza. Io ritengo che bisogna avere un periodo di calma, di tranquillità, che non sarà facile, perché con le elezioni politiche probabilmente in primavera, almeno questo è naturalmente la scadenza naturale. Lei dice calma, però non so se ha visto le ultimissime. No, calma nel senso che la politica adesso farà la sua strada, perché soprattutto... Benvenuto Andrea Fanzago, mi perdoni Zuffada, Fanzago dal Comune di Milano, PD. Ben trovato, come sta? Bene, ho sentito parlare di ritardo, quindi sono in tema. Perfettamente online, bene Fanzago. No, cioè, scusate, le polemiche politiche che stanno contraddistinguendo, in modo particolare leggevo stamattina direi la sinistra, sostanzialmente il centro-sinistra, ognuno a casa propria ha le proprie grane da sistemare. Io mi auguro che almeno per quanto riguarda l'applicazione delle leggi già approvate, seppur con qualche difficoltà, questo chiedevo il momento di tranquillità, perché se non si agisce immediatamente è chiaro che diventa poi problematico in periodo preelettorale prendere delle decisioni da un certo punto di vista. Adesso poi parliamo anche dei litigi, perché hanno già preso toni da campagna elettorale accesa, brutta dal nostro punto di vista, perché davvero non portano a niente, comunque si insultano a destra e a manca sul web, l'unica differenza è questa. Volevo invece domandare anche a Fanzago, che è appena arrivato, se ha visto questi numeri che dicevamo, ovvero che i vari decreti attuali
attuativi che serviranno poi a mettere in campo il Salva Italia, il Cresci Italia, semplificazione, tutte le cose di cui si parla da tanto tempo sono in realtà assolutamente nel cassetto e in, facendo un bilancio così a spanne, credo meno del 10% sia stato fatto nel complesso, certo, sulle 7 provvedimenti. Ma io credo che, come diceva prima il collega, la campagna elettorale porterà il Parlamento a discutere di decreti che non hanno più attinenza con la cura dimagrante che, per la quale è stato sottoposto questo Paese, rispetto alle spese, ma saranno appunto, ci si augura, decreti di sviluppo che serviranno per dare ossigeno all'economia, e credo che il Parlamento avrà tutto l'interesse nel affrontare questa campagna elettorale, nel predisporre questi atti amministrativi rivolti più al sostegno dell'economia che non tanto alla cura dimagrante dello Stato e dei costi però, dello Stato. Sviluppo un decreto su 51? No, certo, per ora è stato così, ma se adesso, come dai toni appunto si diceva anche nel dibattito, ci si avvia a questa campagna elettorale, è chiaro che nessuna forza politica attualmente presente in Parlamento vuole presentarsi al Paese con la richiesta di ulteriori sacrifici, cioè controproducente. Sarebbe un po' difficile. È un autogol, certo. Resta incomprensibile, quantomeno dal punto di vista di chi esperto non è, come possiamo essere noi osservatori, giornalisti, ma anche insomma la gente che ci guarda, come è possibile che la richiesta fiscale, l'aumento delle tasse, la richiesta di sacrifici agli italiani è arrivata nel tempo di un amen, no? Pronti via, record, battito d'occhi. Beh, ed ecco la situazione qua, non era benissimo, tutto il resto invece per... con calma pagherò. Telefonata la prima, ben trovato, chi parla? Buongiorno, sono Emilia. Benvenuta Emilia. Bentornato finalmente, la chiusura è stata lunga. Lo so, e anche voi mi siete mancati, che devo fare? Vabbè, comunque bene. Qua e là ci davate qualche rivasuglio di minestra riscaldata, comunque ci siamo accontentati. Beh, guardi, io non so se ha visto, tanto non si offendono perché hanno altri problemi, ha visto la programmazione Rai estiva, per esempio, quello mi ha colpito da pagante canone Rai, mi guardi, ha colpito. Ascolti, più che quella delle private. Prego. Ascolti, lasciamo perdere. Sì, magari. Metta dai, giù un velo e non ne parliamo, perché le stazioni hanno rivoluzionato la televisione, ma tre quarti è porcheria. Mi scusi se glielo dico, ma è porcheria, una cosa veramente indecente. Soprattutto a tutte le ore ci sono, io che ho 70 anni mi dà veramente fastidio, non sono una bacchettona, però aprire il televisore, se lì col piatto e vedere due che sono a letto e si baciano e si infoccano, è la miseria, ma è tutto improntato. Emilia, ma che canali guarda? Qui, vabbè, dai. Ma date dei documentari, un bel Totò, un bel Fabrizi, uno a meno gode. Anche perché quella roba lì sappiamo come funziona. Mia. Dai, dica Emilia, allora, dica. Allora, quello che volevo dire, qua il titolo dice, rincominciamo dalla crescita. Sì, vabbè. Allora io voglio capire e dico ai signori presenti, perché sono tutti al comando di questo timone dell'Italia, ma come ve lo spiegate voi, andare a fare la spesa, non c'è un alimento al di sotto dei 2 euro, è una vergogna ragazzi, ma io dico chi controlla questi aumenti, roba poi marcia, porca miseria, ti porti a casa la roba e dopo neanche 2 giorni la devi buttare. È aumentata la benzina a 2 euro, ma non si vergognano, ma poi vengono in televisione belli lucidi col portafoglio bello pieno a raccontarci le balotte, adesso dicono che, scusi il termine della parola, vengono a dire che ci sono le elezioni, ma con quale faccia e con quale voglia noi andiamo a dargli ancora il voto? Ci avete messo in ginocchio, una vergogna, è una vergogna, andare a fare la spesa, è una vergogna, il latte, i biscotti sono al cielo. Signora, io la ringrazio della sua telefonata rancorosa con i prezzi, e giustamente è così anche dopo l'estate. Abbiamo detto la benzina record, è vero però che non viene neanche più citato, cioè all'inizio, ricordate, il governo tecnico aveva detto però la benzina proviamo a aggiustare, ci mettiamo d'accordo con i petrolieri, si era addirittura chiesto di mettere la mano sul cuore i petrolieri, no? Per dire ragazzi state un po' calmi. È andata anche quella, no? 2 euro e 13. La mano gliel'ha andata, ma l'ha messa direttamente nel portafoglio di tutti.
O però... comunque l'ha messa sul cuore per controllare che il portafoglio fosse bello pieno. Bene, mi piace che anche però almeno l'aumento della benzina non dipende dal governo, cioè l'aumento della benzina purtroppo è una speculazione intollerabile di delle case che hanno creato questo cartello, per cui se ne aumenta una aumentano tutte e, però... e si mettono d'accordo. Caso strano, aumenta alla fine di agosto quando la gente deve ritornare dai luoghi di vacanza, magari quella poca settimana che hanno fatto e devono affrontare... Che vale anche per chi ha preso l'aereo, perché magari c'è l'adeguamento carburante al momento, perché sono quelle robe allucinanti. No? Sì. Però dicevo, proprio perché fanno cartello, il governo o i governi, per questo colpa di tutti, dovrebbe controllare questa situazione. E dovrebbero intervenire. Se si parla di liberalizzazione, infatti, un governo soprattutto magari tecnico, ricordava che non deve la frase paura di nessuno, Monti, dovrebbe andare dai petrolieri a dire se c'è la liberalizzazione c'è la libera concorrenza, non la libera concorrenza reale. Lo ricordava lei che all'inizio il governo aveva detto ma mettetevi la mano sul cuore, ragioniamo sulle possibilità di ridurre un po' il costo della benzina per andare un po' incontro al... Bisogna dire che l'unica che l'ha fatta è stata l'Agip, che poi è Eni, che è di proprietà largamente pubblica, e in questo caso anche delle altre pompe di benzina, quando sabato e la domenica l'Agip fa ribassi, anche loro fanno i ribassi. È finito anche quello, però. È finito. Che non lo faccio però, più, basta. Però, quantomeno, questa cosa è stata l'unica goccia che ha fatto un po' creato un minimo di concorrenza, perché altrimenti... Allora, facciamo la prima interruzione, pubblicità, poi torniamo in diretta, parliamo anche di questi litigi già in vista elettorale, se ne sono dette di tutti i colori negli ultimi giorni, pubblicità tra poco. Di nuovo in diretta, abbiamo ricominciato oggi dentro la città e da questi in questi giorni, e poi andremo avanti così, durerà la puntata fino alle 14.30, quindi se volete parlarci, dire la vostra, telefonare in diretta o semplicemente guardare il nostro dibattito del mezzogiorno, potete seguirci fino alle 14.30, così è e così sarà per un po', stiamo un po' più di tempo insieme, mi fa solo che piacere. Prima di parlare delle liti dei politici, che vabbè, quelle... litigano sempre e ci arriviamo, ma voi dov'è che siete andati in vacanza? Così vediamo se le statistiche sono vere, perché le statistiche dicono A, si va più in Italia che all'estero, B, si va meno in vacanza e si sta un po' meno giorni. Vero o falso? Sondaggio locale, sì. Prego. Io sono stato in Toscana a Cecina e sono stato 3 settimane e ho visto che però appunto c'era un turnover con l'auto, quindi con la io devo fare la statistica con la macchina, sì e c'era più un ricambio delle persone che rimanevano lì in questo agriturismo Si torna a utilizzare le seconde case magari al fresco, poi con questo caldo incredibile servivano anche quelle che erano un po' snobbate negli ultimi anni. Merlin? Io ho fatto una settimana all'Elba, sono tornato giusto sabato. Era di fronte a me. Quindi io nella contrazione dei giorni ci sono dentro in pieno perché... Certo. Ah, quindi eravate vicini. Di fronte, lo controllavo dall'Elba. Io da Cecina controllavo l'Elba che non... Ho capito. Che sbarcasse il comunista. Già, perché poi sbarcano, bisogna fare attenzione. E invece Zuffada me l'ha già detto, no? Dov'è che è andato? Una settimana Lido di Camaiore. Ah, ma tutti in Italia siete stati, hai capito? In Valtellina a Bormio. Giustamente, da leghista va in montagna. In montagna, al fresco, grandi non camminate. A Ponte di Legno però, come mai? Ma perché sono può fare? Sì, cioè, si può fare. Hanno snobbato Ponte di Legno? No, abbiamo snobbato perché non sono mai andato. Quindi. È la battuta. Non per quello. No, ho fatto 15 giorni in Valtellina, grandi camminate e grandi mangiate. Quindi. Ma pensa, io l'unico all'estero, quindi è vera la statistica, 1 su 5, il giornalista, che meraviglia, prenotando su internet perché si risparmia, così dicono e così è assolutamente vero. Pronto, chi c'è in linea? Sì, Lorenzo. Pronto? Sì, sono qua, pronto. Eccolo, chi parla? Lorenzo. Lorenzo, come va? Sì, benissimo. Prego Lorenzo, da dove chiama? Da Calolzio Corte, provincia di Lecco. Ah, Calolzio Corte lo conosciamo bene. Dica Lorenzo. Ah, arriva la voce più tardi. No, ma ci parli col telefono, quello vale anche dopo l'estate. Ci parli col telefono e abbassi il televisore, così ci sentiamo per bene. Poi rimetterà il volume della televisione. Prego. Ah sì, appena riesco a abbassare. Esatto. Oh Cristoforo, se mi sente... Ma quanti siete, Lorenzo? È una festa. No, sono qua da solo.
Ah, dica. Sono qua, sono mio... Niente, un bel cavolo. Allora, qua è un susseguo di ritocchini. Le industrie ritoccano, i governi ritoccano, tutti ritoccano. Vorrei che qualcuno di voi mi insegnasse a ritoccare la mia pensione. Bravo. Perché sono qui, tutti ritoccano, io non ritocco mai niente. Quanto prende di pensione, se si può dire? Non è che prendo chissà che cosa. No, 1,4 per quello, non è che... Ho capito. È già non so gli affari suoi ovviamente, ma è già una buona pensione, coi tempi. Ma io pago anche l'affitto, Evidentemente c'è anche quello, ha ragione. Cioè la cosa, comunque no, io volevo dire smettiamola di toccare. Un po' di coscienza sola di tutti, ma molta coscienza. Perché sennò Senta, lei invece che rappresenta i pensionati nel nostro dibattito, è il sesto su cinque che siamo qui, se è stato in vacanza dove è stato? Così finiamo il sondaggio. Allora, io non sono stato in vacanza da nessuna parte. Ecco. E ho passato il mese d'agosto con il mio hobby preferito a sistemare delle macchine utensili. A sistemare le macchine utensili? Sì. A me piace bello. Questo... Ma ecco. Tipo i trattori vecchi o che cosa? Tipo i vecchi trattori, cos'è che esiste? No, macchine utensili per produzione industriale. Fornio. Però, che bello. Bello, non so se è bello, però bravo bello. Che lo fa. No, dico bravo, bene, evviva. Piace a Fanzago questo hobby. No, essendo in pensione, arrotonda si vede. Evidentemente sì. Grazie Lorenzo. Che fa pirla, grazie. Ciao, arrivederci Lorenzo, buona giornata. Abbiamo detto che... e poi, tra l'altro, quest'estate è stata... Adesso arriviamo agli argomenti seri, però, visto che abbiamo ripreso, è stata caratterizzata da un fenomeno nuovo a livello di comunicazione e giornalismo, cioè... Il caldo o il freddo, che è normale in estate, avevano il nome e il cognome. Perché? Perché? Avete visto questa roba? C'è stata questa novità mediatica. Ma che vuol dire? Arriva il caldo, estate, normale. Cioè, sì. Perché dagli... arriva Beatrice? Ieri arrivava Beatrice. Ma chi è Beatrice? Mi hanno spiegato che però il nome che danno tecnico al fenomeno meteorologico, i tecnici però, che per semplificare, se no sarebbe un numero. Ma noi copiamo gli americani, gli uragani, copiamo gli americani che danno il nome agli uragani. Esatto, e noi abbiamo la versione invece di noi altri che arriva Lucifero il dragone. Vabbè, abbiamo visto anche questo. Signori, la sinistra inizia a litigare perché tra le varie frasi dette c'è quella forte e forse un po' sconclusionata a quanto pare di Grillo che se la prende col PD. Perché dice che il segretario del PD è un piduista, è amico dei fascisti ed è un fallito. Che voglio dire? Un fallito amico dei piduisti. Ma perché fallito? Cioè, un segretario di partito nazionale sarà magari uno, può dirgli incompetente, può dirgli cialtrone, ma fallito non ha senso, prego. Ma perché Grillo ormai, cioè, questo sappiamo che Grillo è così, cioè lui manifesta il suo pensiero politico aggredendo l'avversario, cercando di ridicolizzare l'avversario, mentre invece... La proposta politica che fa Grillo, a quella ancora piacerebbe capirla, cioè che la esprimesse una proposta politica. Il problema è che non c'è proposta politica e Grillo si limita a fare questa cosa qua, questo attacco, tra l'altro sconsiderato anche nei termini. Fortunatamente Bersani gli ha risposto per le rime. Ma dicendo... cosa vuol dire? Che mettiamola in fatti, cioè che i grillini 5 Stelle non andranno. Allora, i grillini 5 Stelle stanno litigando tra di loro innanzitutto. E qui il movimento proprio sta implodendo perché naturalmente come era nelle cose. Stanno litigando tra di loro, molti si prendono le distanze da Grillo perché lui sta imponendo una linea politica che non è condivisa. Parma. Stiamo assistendo appunto ai litigi per la formazione della giunta, poi non so se sono riusciti poi effettivamente a formare questa giunta, so che due assessori sono stati nominati e poi li hanno mandati a casa, quindi
la difficoltà poi ad amministrare. Però l'interesse sul nazionale ovviamente, no? Cioè, però sa, se l'esempio che stanno dando appunto mentre amministrano è questo qua, evidentemente poi si sa di che pasta sono. Noi abbiamo messo il titolo che è quello che riportano anche un po' i quotidiani oggi, cioè la sinistra che litiga, perché chiedo, bisogna capire le alleanze. Ma poi che Grillo è sinistra? Non lo so. Perché visti i voti, da dove li ha presi? Che li ha presi in larga misura dal PDL e da altri settori non certo di sinistra. Visto le cose che dice, dice delle cose che possono richiamare la sinistra, dice delle cose che possono richiamare la destra. Sinceramente a me sembra una persona, un movimento che gioca tutto sui toni alti, gli insulti, le parole ad effetto, che nel cabaret sulla vanno protesta, bene, ma quando tu hai il problema, come diceva prima la signora, del caro vita, delle pensioni che non bastano, e non basta insultare un avversario politico per avere una proposta seria. Io credo che la gente sempre di più si comincerà a chiedere come fa ad arrivare alla fine del mese e che proposte gli fanno su questo, più che seguire uno solamente insulta un avversario. Io non sono del PD, però noi, insomma, ripeto, noi che osserviamo, sembra, se questa è l'anticamera della campagna elettorale che arriverà, stiamo freschi. Adesso facciamo una breve interruzione, poi vado dagli amici del centrodestra, vi faccio vedere tra poco un'iniziativa che invece è una pro e una contro e che tira in ballo Berlusconi, tra poco. Dunque, in diretta, da una parte la sinistra inizia a litigare, abbiamo semplificato, Grillo che se la prende con Bersani, Renzi che si candida, questo per le primarie, questo crea un po' di scompiglio, si disegna lo scenario politico un po' alla volta e poi bisogna capire la forma elettorale come cambierà e così via. Dall'altra parte, una invece iniziativa che ci ha fatto divertire è quella che ha visto il senatore Mantovani, Mario Mantovani, PDL, che ha noleggiato un piccolo aereo che ha fatto passare davanti ai litorali, no? Nella Romagna, cosa abbastanza banale con le pubblicità, e aveva scritto invece Silvio torna, punto esclamativo. Ha visto questo fatto, Zuffada? Simpatico, l'ho visto sui giornali, la fotografia. Ecco. Perché poi delle altre persone, e abbiamo il filmato, dei ragazzi che hanno visto quello che aveva fatto il PDL nella figura di Mantovani, hanno scritto invece, affittando forse lo stesso aereo, Silvio non tornare, grazie. Grazie. Facendo una colletta. E quindi torniamo ai toni da campagna elettorale, qui è veramente striscioni da stadio. Perché questo invece non qualcosa di un pochino più intelligente, permettetemi, Zuffada? Ma innanzitutto il senatore Mario Mantovani, essendo coordinatore regionale del PDL, in un momento in cui il presidente Silvio Berlusconi sembra non abbia ancora completamente deciso se ricandidarsi alle prossime elezioni politiche, raccogliendo un po' gli stimoli che arrivano dai militanti, ha ritenuto, secondo me giustamente, di fare questo passaggio. Poteva telefonargli, no? Ma un momento come l'attuale è preferibile, cioè, dirlo apertamente senza tanti giri di parole. Io personalmente, ad esempio, sono dell'opinione che nella situazione in cui ci si trova Silvio Berlusconi, parlo per il PDL evidentemente, sia la persona ancora più indicata, al di là delle questioni degli pro e i contro, credo che sia. D'altronde, le ultime vicende che riguardano il centro-sinistra, così movimentate per quanto riguarda dalla foto di Vasto ai litigi all'interno della foto, adesso ci si mette Grillo, Renzi che vuol correre, noi nelle nostre difficoltà probabilmente rappresentiamo ancora un punto abbastanza credibile e certo, soprattutto da un punto di vista programmatico, perché quando veniva detto prima, secondo me l'importante è che gli attriti, le discussioni che avvengono a livello del centro-sinistra, al di là dei rapporti personali, credo che contengono davvero la difficoltà
di avere un programma credibile ed unitario, perché hanno posizioni oltremodo diverse, cioè, è quello che spaventa. No, scusa, ma tu parli solo del PDL, perché con la Lega avete rotto, non si parla di fare l'alleanza. Per quanto riguarda il PDL, la Lega, da solo, per forza è d'accordo con se stesso, non ha nessun alleato. Per quanto riguardo scusa, la Lega, perché per esempio Confini, rispondo. Un secondo solo, Confini, allora, avete fatto una bella litigata, il giornale va avanti ancora adesso. Però qualcuno anche dice, credo però, che Fini, non è che la destra, credo che Fini, cioè, non il PDL può è d'accordo con se stesso, meno male. Credo che Fini non può essere più ricondotto nell'ambito del cosiddetto centrodestra, nel senso che ha una visione completamente diversa. L'affermazione di oggi in cui dice noi siamo gli unici moderati insieme con Rutelli, con Casini, qualche problema lo pone. Peraltro noi non siamo in un periodo eclatante da un punto di vista di riscontro elettorale, ma mi pare anche che le ultime elezioni amministrative il cosiddetto grande centro sia completamente scomparso, nel senso che quindi il conflitto vero. È per quanto riguarda i rapporti con la Lega, sono rapporti evidentemente da definire, c'è questo contrasto evidente dovuto al fatto che noi per senso di responsabilità appoggiamo il governo a livello nazionale, la Lega si pone in una posizione assolutamente alternativa. Però teniamo conto, gli osservatori dicevano, se torna Berlusconi, lo diceva anche Formigoni, no? Dalle nostre parti, se torna Berlusconi è l'unico che mette insieme PDL e Lega. Che ha questa possibilità, secondo me. Voi non bisogna fate perché gli Bossi striscioni, non c'è più. Maroni resta. No, non no, Maroni c'è, perché devo facciamo fare il striscione. Rivedere lo striscione. Ce l'abbiamo, Bossi non c'è più. Ce l'abbiamo e ce lo teniamo. Questa cosa della campagna elettorale già strillata, striscioni, insulti. Ma io, gli italiani sono pronti a questo, hanno voglia di questo, non lo so. Sono molto preoccupato, tra l'altro come cittadino e come rappresentante di una città, perché sicuramente come politici non stiamo dando una bella impressione, perché continuiamo a litigare, si parla quasi esclusivamente di campagna elettorale, anche adesso abbiamo parlato del governo tecnico, però i politici che sostengono il governo tecnico non avranno il coraggio di fare i decreti di attuazione. In più continuiamo a parlare della legge elettorale e non parliamo invece dei problemi dei cittadini. Io ho una grande paura che i cittadini veramente non andranno a votare, facendoci del male ulteriormente, perché non andando a votare. Quindi apri il giornale, si parla di legge elettorale, di coalizioni, di sinistra che litiga, di destra che litiga, di Lega che ha i suoi problemi. Credo che al cittadino oggi poco importa, perché siamo in una situazione veramente allucinante. La signora che abbiamo sentito prima parlava di prezzi, di benzina, di aumenti, di tasse. Arriverà l'ottobre dove molte aziende non apriranno. Molte aziende non apriranno e stiamo ancora discutendo i decreti attuativi, chi sostiene il governo e chi no e nessuno fa niente. Quindi quando noi abbiamo detto di andare a votare, sentendo quello che si è detto, ci avviciniamo alla campagna elettorale e chi sostiene attualmente il governo quindi avrà paura di votare questi decreti attuativi, andiamo a votare subito allora, perché più tardiamo e peggio facciamo male. Da quando c'è il governo Monti ad oggi sono questi qua, quelli che vi ho detto prima, cioè che sono stati fatti meno del 10% del lavoro complessivo dei decreti attuativi che serviranno per mettere in campo Salva Italia, Cresci Italia, semplificazione, lavoro, spending review, sviluppo e cosa saltato? Semplificazione fiscale. Questo è il risultato, il 10% di quanto messo sul tavolo. Punto. Tutto il resto, giustamente, ricorda il sindaco, sono un po' chiacchiere. Pronto, chi c'è in linea? Sono Carlo da Brescia. Da Brescia, benvenuto. Come si sta a Brescia? Fa caldo? Ah, rinfrescato bene, si sta benone. Chi c'è oggi? Beatrice, Lucifero? Lei ci ha capito? Non so. Io non ci ho capito niente. Ho perso il conto. Anch'io, non si capisce. C'è qualcuno del PD lì? Un disastro. Dica, Carlo. C'è qualcuno del PD? Di che? Non del PD. Ah, del PD. Eccolo lì, è Fanzago. Ah, è Fanzago. Ah, beh. Niente, salve Fanzago. Io sono del centro-sinistra, vorrei vedere una sinistra riformista unita. E poi comunque bisogna tagliare. Bisogna sostenere Monti lealmente, perché in questo momento è indispensabile salvare il paese. E io lo vorrei al governo per 20 anni, figuriamoci. Perché... E comunque bisogna tagliare, dovete tagliare almeno una delle due camere. Il costo della politica non è più sopportabile per i cittadini, perché per il settore privato guadagnare un euro è una fatica enorme e non sopporta più il costo di una politica così fatto. Anche le regioni sono, quante sono? 19 mi sembra.
20. Sì, poi sono 20, adesso si discute autonomo. Ancora sulle province. Ma il problema è quello che sono 19-20 parlamentini super pagati, non possiamo più permetterci una spesa del costo della politica di questo genere, non è più sopportabile per il settore privato, dovete tagliare assolutamente, se no certamente voteranno per Grillo. E chi lo può fare secondo lei? Il PD? Ma il PD può dare una buona mano, perché il PDL di liberale non ha più niente, ha solo seguito gli interessi del suo leader, per cui è una destra impresentabile questa qua. Io spero che Fini e compagnia facciano una destra presentabile, moderna, europea e liberale soprattutto, tagliare, perché la torta poi, lo dico al PD, non si può dividere se non la produci, tagliare lacci, laccioli che impediscono lo sviluppo dell'attività produttiva. Grazie Carlo, proviamo a riflettere su... Grazie. Grazie a lei. Tagliare, dice, non riferito al PD, ma si auspica il nostro amico che sia il PD a governare, certo. Fare quei tagli che tutti ci aspettavamo, sinceramente. Beh, no? Già cioè... adesso il governo Monti ha messo in campo nell'ultimo decreto tutto il tema dell'accorpamento delle province, dei tribunali. Questa è una sfida, perché poi io quest'estate ho letto le pagine acquistate da province, comuni che si mettevano insieme a difesa della sede del tribunale locale, a difesa, cioè anche questa roba qua, guarda che solo in Italia succede, cioè o fai una cosa seria e dici va bene, sosteniamo il governo, e immagino che in quelle amministrazioni c'erano anche quelle del PD, perché non escludo. Sì, quella è una difesa... Difesa parte, territoriale, no? Del campanile, della sede del proprio tribunale, della sede... cioè se il governo Monti dice facciamo questo sforzo, accorpiamo, cerchiamo di ridurre le spese dello Stato... Poi è vero che c'è anche la spesa dei parlamentari, per amor del cielo, ma sono tutte ma azioni adesso, che vanno ancora incontro... Ancora oggi leggevo che le province lombarde non sono d'accordo all'accorpamento Monza, Lecco e via. Poi ma io ero in Toscana, lì c'è Livorno e Pisa, figurati se si mettono insieme la provincia di Livorno e di Pisa. Che volete un amministratore, no? Perché un amministratore dovrebbe difendere il sedile che è pubblico, cioè non è suo? Quale sarebbe lo scopo ultimo? È un po' incomprensibile. Ma beh, adesso dipende da che cosa si va a tagliare. Io credo che il tribunale probabilmente, vabbè, ci sono anche interessi economici, gli avvocati che hanno gli uffici, la gente che ci lavora e che ti fanno lobby, eccetera. Però su altri settori io sono molto perplesso. Adesso pare che il Ministro della Sanità abbia detto che su quel settore lì non si va a tagliare, perché ormai siamo veramente ridotti all'osso, non si va a ulteriore privatizzazione, eccetera. Sì, sì. Però io credo che noi non dobbiamo prenderci in giro, perché queste razionalizzazioni vanno anche fatte, ma non è da lì che si prendono, cioè non è con quei soldi che si risolve il problema della crisi economica del paese. No, anche però l'esempio va sempre bene. E io ho sempre detto che io dimezzerei stipendi parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri e parlamentari europei, perché con la metà di quello che pigliano adesso hanno comunque uno stipendio da ricchi, per cui potrebbero benissimo dimezzare non il numero dei parlamentari, che vuol dire ridurre la democrazia, cioè la rappresentanza, ma ridurre, dimezzare gli stipendi. Questa è una cosa. Dopodiché non è da lì che si crea la crescita nel paese. Noi siamo un paese nel quale per ricreare la crescita bisogna ridistribuire il benessere a livello di massa, non tenerlo accentrato in poche mani, perché se abbiamo di meno del 10% delle famiglie italiane che possiedono la metà del patrimonio italiano, cioè 4.500 miliardi, e gli altri non hanno niente, vale per il mondo intero. L'economia, infatti, l'economia è in crisi dappertutto. Però stavo dicendo questo fatto per esempio delle province non sarà risolutivo, non sarà il toccasana, ma fa vedere la parte brutta dell'amministratore. Allora, l'amministratore che difende la poltrona pubblica tanto per difenderla o perché deve sperare di essere rieletto, all'elettore risulta assolutamente incomprensibile. No, ma poi questo ridimensionamento del governo Monti sulle province io ritengo che sia sbagliato, perché doveva avere il coraggio e toglierle tutte le province, perché non ha senso 60, 80, 40, 20 la città metropolitana, perché poi ci troveremo in diverse zone del nostro territorio con la provincia, la città metropolitana, tre province, 10 province. Quindi per fare un marciapiede ci vuole
sei quindi, mesi. E poi regole diverse a seconda della regione che ha la provincia o che ha la città metropolitana e via dicendo. Quindi avrebbe dovuto fare quello che doveva fare un governo tecnico, prendere il coraggio delle due mani e togliere completamente le province. O le lasci tutti o le togli. Togliene una parte, decidendo la dimensione, il numero degli abitanti, crei sicuramente dei problemi, perché poi al di là di quello che diceva, no, della regione toscana, lì ci sono anche dei problemi, non solo politici, ci sono anche dei problemi in alcune regioni sul fatto che una provincia sia in competizione con l'altra, ma proprio a livello cittadino. Culturale. Questo proprio è una questione culturale di campanilismo, sì. Ma a parte questo discorso riferito ai cittadini, quello della politica è se si dà un taglio alle province bisogna toglierle tutte. Toglierne metà creerà un caos e soprattutto il problema è la gestione dei beni pubblici. Io parlo della nostra zona, noi nella mia città abbiamo 3 scuole della provincia. Se vengono retrocesse all'amministrazione comunale va benissimo, ma dovremmo farci carico delle manutenzioni, degli stipendi e quindi chi mi dà questi soldi? Certo, io non posso utilizzare le casse comunali, quindi bisogna anche sapere prima qual è Zuffada il meccanismo. Zuffada invece non lo so, glielo domando, come la vede sulla questione province? D'accordo, favorevole, giusto come sta facendo il governo? Ma innanzitutto io penso che sia opportuno e necessario che vengano stabiliti dei criteri di carattere generale, cioè che non valgono solo per le province. Sentivo prima parlare dei tribunali, quello che fa incavolare spesso e volentieri alcune parti del paese è che alcuni criteri valgono per alcuni parti del paese non valgono per altri. Se la questione dei tribunali, se ci sono dei criteri, devono valere per tutti. Non è che poi l'azione politica da parte di questo, di quel deputato, di questo, di quella zona determina dei cambiamenti. Lo stesso vale per le province. Io personalmente sono dell'opinione che sia opportuno e necessario un ente intermedio tra la regione che ha una funzione legislativa e i comuni che hanno una funzione squisitamente amministrativa. Bisogna semplicemente decidere quali sono compiti e funzioni, definirle in modo chiaro e preciso e stabilire dei criteri. Quello che onestamente è risultato incomprensibile nel corso di questi anni è il proliferare di nuove province. Cioè ci sono delle province da 50.000 abitanti, ci sono delle regioni da 300.000 abitanti. Delle università da, allora, bravo, una proliferazione delle università. Cioè spesso e volentieri si sono fatti degli organi istituzionali o paraistituzionali che servono più per coprire quali sono le necessità, i bisogni, le aspettative da parte dei professori, dei giudici, degli stessi politici, mentre invece bisogna avere il coraggio di stabilire, ripeto, dei parametri definiti e fissi in cui si applicano. Che allora ci sia un ad esempio, io non sono favorevole al fatto che si dice si riduca, per carità, quali sono i privilegi per quanto riguarda l'indennità. Riduciamo il numero dei parlamentari. Esatto. Abbiamo ancora pochi mariti. Abbiamo ancora, scusatemi, una Camera e un Senato che fanno le stesse identiche cose, mentre sarebbe opportuno, oltre alla riduzione, fare ad esempio il Senato delle Regioni di raccordo tra l'ente regionale e il Parlamento nazionale e a livello delle singole province. Io sono per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, perché non si può togliere la possibilità al cittadino di scegliere i propri amministratori. Il cittadino c'ha un sacco stabiliamo, di bisogni. Stabiliamo non è il primo dei criteri ben definiti. Mi perdoni, uno dei bisogni che avrà, e ve lo racconto dopo la pubblicità, sarebbe un biglietto ATM un pochino più bassino in qualche caso, e invece arrivano degli aumenti per i pendolari di lunga tratta, cioè non saranno aumentati i biglietti ATM della città di Milano, quindi per la zona stretta, e neanche per Pero, per capirci, ma invece tutte le fasce più ampie, quelle che vanno fino a Gessate, per capirci, e quindi riguardano 300.000 pendolari, quelle sì saranno aumentati a partire da qui a tra poco. Breve interruzione. Aumenti ATM, poca cosa, si parla dai 5-10 centesimi, non per la città di Milano, piuttosto per i treni dei pendolari, per capirci, quindi è un discorso che riguarda sia ATM ma anche la regione Lombardia, che decide poi del costo dei trasporti pubblici. Riguarderà più o meno 300.000 pendolari che si vedono arrivare tra poco, insomma, questi rincari compresi tra il 2 e il 4% su biglietti singoli, o al solito un po' di più, e sugli abbonamenti
abbonamenti, un po' di meno, ma sempre aumentati saranno, per buona pace dei pendolari. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Gianfranco, come va? Gianfranco, bene, lei? Sì, sono tornato dalle vacanze. E dove è stato Gianfranco? Perché non avevo più soldi, perché lì ho aumentato tutto, poi la benzina e tutto, e poi la macchina quando sei in vacanza si rompe sempre. È un classico, ha fatto bene a tornare. E dove è stato in vacanza? Sono stato in Toscana. Ah, come Fanzago, hai visto? Sono stato in Toscana, dunque lì diciamo c'era un po' di venticello, si stava bene, però anche lì manca completamente l'educazione civica, cioè tutti quanti fanno quello che vogliono, capito? Ma chi, cioè, italiani o stranieri? Cioè italiani, gli stranieri cominciano a invadere anche lì, perché ce ne sono dappertutto, arabi, sudamericani, è una cosa spaventosa, che poi ti ritrovi nelle case perché cominciano a svaligiare. Vabbè, poi, adesso, diciamo, che vacanze poi terribili che ha fatto, gli aumenti, la macchina rotta, per dirci. No, ma è la situazione italiana che si è venuta a creare, perché anche i sindaci, cioè diciamo le persone istituite per poter governare diciamo una collettività, non fanno niente, capito? Pensano solamente a portare via i soldi, cioè invece che lavorare a favore dei cittadini per farli star bene. Però mi sa che non si è divertito, mi perdoni, non si è divertito tanto in vacanza, perché la sento un po' stressato, eh? No, guarda, io mi sono divertito per colpa mia, perché ormai diciamo sono creato una corazza e non mi interessano più tutte queste cose, spero subito che finiscano al più presto. Difatti, guarda, mentre ero lì a Ulla, no? Che praticamente è il centro lì della Lunigiana, sì. L'altro giorno è arrivato, eravamo lì in piazzetta Cavour, piazzetta storica, se posso parlare, ed è arrivata diciamo una giornalista che faceva propaganda politica, perché ormai dunque, il partito più grosso, diciamo il sistema economico più forte è quello dei politici, che stanno bene, logicamente sono accorazzati. È venuta lì. E c'era lì praticamente intorno alla fontanella, c'erano lì appunto i papaveri di Aulla, sì. C'ero anch'io che sono arrivato lì, ho detto posso raccomodarmi? Sì, ma dica, cosa ha fatto? Sì, allora ha detto, domani viene qua dunque il governatore, per dire dunque diciamo della Toscana, Renzi, sì. Per prendere la cittadinanza onoraria, voi siete d'accordo o meno? Allora diciamo qualcuno lì ha detto, scusi, cittadinanza onoraria, sta facendo il suo lavoro e basta, ma lui fa propaganda per le elezioni del 2013. Poi dunque hanno intervistato anche a me, dico guardi, io sono di Milano, però se posso dire una cosa, è inutile che veniamo qua a parlare dunque diciamo dunque di progetti e altre cose, da subito l'unica cosa da fare ormai è fare cose a favore delle famiglie, del cittadino, della cosa. Aspetti, quindi, ma Renzi, quindi, lei dice Renzi del PD? Sì, è andato lì e ha preso la cittadinanza onoraria. Sì, Renzi, governatore della Toscana. E ho detto, l'unica cosa da fare, al di là delle chiacchiere, è quella dunque di aumentare le pensioni del 50% per aumentare il potere d'acquisto, bloccare i prezzi, sì, certo. E diminuire le tasse del 30%. Dopo si può parlare di qualsiasi uno altra statista. Cosa. Carlo, no, allora, sì, Carlo. No, ti voglio dire l'ultima cosa. No. Siccome gli uomini italiani non hanno le palle sgonfie per scendere e protestare, sì, io faccio un appello che quelle che devono di fare una protesta dei fischietti, portando in piazza tutte le nostre mamme, le nostre massaie, le nostre casalinghe, ecco, va bene. Perché sono anche loro che avvertono la crisi che c'è, perché ci portano via i soldi. Ecco, va bene, basta, ho capito, se no ci prendiamo troppo tempo. Grazie del suo racconto, questa roba di Renzi non la sapevo. Perché Renzi ha fatto, non è il governatore, è il sindaco di Firenze? No, a parte che Renzi è il sindaco di Firenze e non è il governatore. Ma perché? Perché ha preso, secondo me, siccome Renzi ha capito che ci saranno le primarie, quindi è iniziata la campagna elettorale per farsi conoccere, farsi vedere, ma va a prendere brutto, però la, il sindaco prende la, questo è Renzi, so che l'ha fatto anche in altri comuni, c'è la cittadinanza orale di tutti i comuni, queste operazioni qui le ha fatte già in altre parti, purtroppo. Vabbè, il soggetto è quello. Questo è quanto. Vedi, più che altro è l'amministrazione di Aulla che non dovrebbe dargli la cittadinanza onoraria a Renzi. Che cosa ha fatto Renzi per avere adesso? Magari chissà, è un santo, per amor del cielo, però di solito alcuna idea. La cittadinanza onoraria si dà soltanto appunto alle personalità. Non so,
più vicino a lei che no, a tutti gli altri qui in questo studio. Signori, avete visto questa storia degli aumenti? Chiedo alla regione Lombardia, Zuffada, ancora aumentini e non si capisce i benefici nel servizio dove vanno a parare. Anzi, ci sono rischi e poi avevano detto i trasporti pubblici non ci saranno più, chiudiamo tutto. Prego. Ma no, nella prima fase una delle decisioni da parte del governo nazionale era il taglio drastico per quanto riguarda i trasferimenti alle regioni e quindi automaticamente alle società che gestiscono il trasporto pubblico dei trasferimenti statali. Questo naturalmente comportava di fatto due possibilità, o la riduzione di alcuni tipi di servizi pubblici e contestualmente un aumento del biglietto, perché è chiaro che la regione nei suoi limiti cerca di adoperare alcuni tipi di risorse per non aumentare costantemente il costo dei biglietti, ma è evidente che se questo fosse avvenuto i risultati sarebbero state necessariamente la riduzione del servizio. Meno male che questo non è avvenuto completamente, per cui si è contenuto l'aumento del costo dei biglietti in una parte estremamente limitata. D'altronde qui bisogna chiarirsi una volta per tutte cosa bisogna fare. L'adeguamento del biglietto è, se viene utilizzato esclusivamente per migliorare il servizio, è una specie di tassa di scopo e ha un significato. E per migliorare i servizi ci vogliono le risorse. La regione deve mettere la propria parte, lo Stato pure, con una scelta politica ben definita. Sono tante belle cose, però alla fine il povero pendolare si trova sempre l'aumento. La situazione è quella che diceva una signora che aveva chiamato all'inizio, cioè il 4% per i trasporti, 4-5%, 10% per l'energia, 20% per la benzina, e gli stipendi e le pensioni sono fermi. Sono bloccati, sono uscite statistiche poco tempo fa, non solamente i dipendenti pubblici che 3 anni che sono bloccati, sono stati bloccati, le pensioni sono bloccate, ma anche i privati, praticamente i lavoratori dipendenti hanno i stipendi fermi da anni. Da anni. Quindi, con contratti non è quello che dicevo prima, cioè in questo quadro non ci sarà mai crescita, anche perché il prodotto interno lordo è quasi tutto fatto e consumato dentro ogni singola nazione, cioè l'aumento delle esportazioni è neanche il 10% del PIL esportazioni, anche se io l'aumento del 10% aumento l'1, cioè, se non c'è crescita interna non si sarà uscita dalla crisi. Se stiamo non si parlando capisce sta di cosa comunque 300.000 pendolari che sono quelli che con attenzione, chissà se lo fanno per attenzione ambientalista, per comodità o per cos'altro, e sono il 40% degli ingressi giornalieri nella città di Milano, che sono quasi 900.000 persone che ogni giorno, questi giorni un po' meno ovviamente, ma a regime 900.000 persone che entrano e escono dalla città nel corso di una giornata, il 40% di questi arriva con un mezzo pubblico, e quindi questi aumenti, pur di pochi centesimi, però sempre lì vanno a cascare, no? Poi gli altri si beccano l'aumento della benzina, quindi cambia poco, però quando dà più fastidio la nostra amministrazione ha fatto un ragionamento sull'aumento del biglietto del tram, noi siamo stati attaccati da tutti dicendo ecco aumentate, ma il ragionamento che faceva Zuffada, la motivazione era quella, che c'è il taglio dei trasferimenti, io come facevi a far quadrare i conti di ATM? Lo sforzo che abbiamo fatto è mantenere invariato il costo dell'abbonamento dei lavoratori e degli studenti. Questo siamo riusciti a mantenerlo. Però è chiaro che altri un po' di più. Certo. Certo, almeno l'abbonamento dei lavoratori e degli studenti lo mantiene invariato, così le famiglie e i lavoratori che usano il mezzo pubblico con l'abbonamento annuale hanno un costo invariato del biglietto. Breve interruzione, l'ultima, poi parliamo ancora di mezzi pubblici, di metropolitane, parliamo anche di San Siro, restiamo nel comune di Milano, vi racconto anche dove sono stato e cosa ho visto parlando di mezzi pubblici, e guarda un po', siamo in rincorsa e non siamo assolutamente in prima linea per quanto riguarda le migliorie dei mezzi pubblici. Tra poco ve lo racconto, pubblicità. Se dalle nostre parti arrivano gli aumenti ATM non milanesi, ci sono appena stati d'altra parte, ma per i pendolari 300.000 persone che pagheranno qualche centesimo in più, il racconto che volevo farvi è questo. Sono stato, signori, a Lisbona, città piccolina in Portogallo, perché è sì una metropoli per loro, ma in realtà sono 500.000 persone, la metà di Milano.
Tre linee della metropolitana, ultramoderne, bellissime le stazioni, ognuna disegnata e realizzata da un artista, piacevoli a entrare, non hanno quei colori angoscianti che hanno le nostre, che tendono tra il nero, il grigio e la depressione, belle. Il biglietto costa 1,25€, si timbra all'entrata, si timbra all'uscita, non con il tornello facilmente scavalcabile, ma con delle porte automatiche di vetro, no? Che si passa, si entra, entrata, uscita e via così. Ci siamo persi qualcosa e il Portogallo non è esattamente, come dire, un faro nel mare dell'economia. Allora, noi adesso riusciremo a inaugurare, spero a novembre, la quarta linea della metropolitana. Ed è l'ultima, l'abbiamo inaugurata nell'86, giusto? L'ultima. La gialla più qualche allungamento. Quindi faccia sì. Il conto, quanti anni Milano è stata senza metropolitana, cioè senza inaugurazione di una linea della metropolitana. Le altre città europee sono andate, intanto si sono sviluppate, sono andate avanti. Perché da buon Lisbona leghista domando al sindaco, ogni volta Boiamondo si andasse una volta all'estero e dice no ma noi... questo lo facciamo meglio. In realtà si porta sempre a casa un fastidio sulla cosa pubblica. Direi un grande fastidio, perché ad esempio il Portogallo penso che negli ultimi 15 anni abbia fatto questa cosa. Ma è quello che diciamo sempre, insomma, se i nostri soldi rimanessero qui... E arriva all'aeroporto e la metropolitana. Penso che avremmo quasi il biglietto gratuito dei treni, delle metropolitane, via dicendo. Invece purtroppo per scelte politiche ci troviamo ad aiutare. Però voglio dire, lei vada a Berlino, a Parigi, a Stoccolma, a Lisbona, dove vuole, non è che le situazioni, parliamo del mezzo pubblico, per esempio, siano peggiori o sono stati Londra, federalisti. Sono molto più avanti, basta andare ad Amsterdam, lei avvicini il telefonino a una colonnina e paghi il biglietto, vero. Cosa che... da noi sembra una cosa lontana anni luce, anzi adesso dice, ma fra un po'... No, da noi il grande successo è il fatto di poter usare il telefonino in metropolitana. Ah, che sembrava che fosse una cosa grande. Spaziale. In Bologna finalmente. Si faceva già 15 anni fa in metropolitana. Esatto. Il giro del mondo è così. Quindi i casi sono due, o non ci piacciono le cose belle che funzionano, no. Perché i milanesi dicono, a noi piacciono quelle vetuste che si rompono ogni 3 secondi, oppure non siamo tanto capaci, non lo so, dite un po' voi. Oppure non si sono fatti degli investimenti, io dico, né da livello nazionale né dal livello locale, e sulle cose che realmente servono. Molte volte vengono dati tanti soldi da parte dello Stato, perché io lo dico sempre, ogni anno lo Stato italiano dà 36 miliardi di euro alle imprese. Io vorrei capire dove vanno a finire questi 36 miliardi di euro, che sono una cifra enorme. Investiti, per esempio, in infrastrutture, darebbero una modernizzazione delle principali città del paese, creando lavoro, facendo lavorare le imprese. Allora, invece che dare soldi alle imprese e alle banche, perché non facciamo investimenti? Qua si parla di metropolitana, ma si parla anche di economia verde, cioè risparmiare la bolletta petrolifera, che è uno dei costi del nostro paese, e anche tutto il livello di energia che importiamo col petrolio, no? Allora, ci vorrebbe questo tipo di investimenti che aiuterebbero anche a uscire dalla crisi e modernizzerebbero il Milano, paese. Milano, che è un aeroporto cittadino come Linate, ha un tiro di fionda dalle cose principali, dagli interessi di chi arriva a Linate. Com'è possibile che soltanto adesso stia per raggiungere un collegamento metropolitano con la città? Cos'era? La lobby dei tassisti? Non lo so. Provi a chiedere cosa ne pensano i tassisti per la linea della metropolitana. Onestamente mi pare che sia stato accennato prima fatto sostanziale. Negli ultimi 20-25 anni gli investimenti per grandi infrastrutture in Italia sono notevolmente ridotte. Noi siamo in ritardo in modo particolare sul trasporto pubblico, vale anche per la Lombardia, secondo me rispetto ad altri paesi, i nostri concorrenti, nell'ordine dei 15-20 anni. Facciamo sempre una politica emergenziale, non abbiamo mai una programmazione, e per questo tipo di infrastrutture la programmazione non può essere che minimo decennale, in modo tale da, mentre invece seguiamo l'emergenza. Mi auguro ad esempio che la vicenda dell'Expo possa servire, per quanto riguarda Milano e non solo Milano, per avere una visione di questo adesso tipo. Adesso arrivano le vie d'acqua. L'altro vie problema d'acqua. Riguardo come avere le risorse necessarie. Non se non si dimagrisce
lo Stato, questo credo una delle differenziazioni, cioè se non si toglie le risorse di una politica assistenziale che vadano verso una politica di sviluppo, noi saremo qui ancora fra 15 anni a parlare di tutto questo. Però andremo sulle vie d'acqua, questo ci conforterà molto perché sono stati confermati. Ultimo argomento, ci indigniamo con... Mi perdoni, ma tocca a lei. Posso, spero che una delle vie d'acqua sia canale scolmatore, che almeno non... Sarebbe una bella cosa. almeno Chiavro non esonta più. Bravo, almeno risolto. Quello sarebbe utile per due motivi. Quello sarebbe un risultato straordinario. Se riusciamo in 5 anni a risolvere il problema. Non allunghi, lei sta facendo melina a centrale. Allungo il brodo. Perché non vuole parlare del fatto che i politici del comune, se abbiamo l'ultimo titolo, i politici del comune di Milano, dopo tanta chiacchiera, ricomincia il campionato di Serie A con l'anfiteatro, anzi il teatro del calcio, uno dei più belli d'Europa, San Siro, e si tengono il biglietto gratis. Ma com'è possibile? Ma perché? Allora, rispieghiamo per l'ennesima volta perché il Comune di Milano, ma lo stadio di San Siro è del Comune, ecco. C'è stata una convenzione cinquantennale tra Milan e Inter per l'utilizzo dello stadio. Sì. E il comune, all'interno di questa convenzione, c'è questo impegno da parte delle due società sportive a fornire dei biglietti gratuiti per le partite che il comune utilizza in parte dandoli ai consiglieri comunali e agli assessori, e in parte adesso la scelta dell'amministrazione Pisapia è quella di metterli a disposizione dei dipendenti del comune. È già stato fatto il primo sorteggio. Quanti? Domenica sono stati dati, mi sembra, 120 biglietti. E invece ne avanza, ne restano quasi altrettanti nominali, anzi forse il doppio, perché sono 300, perché sono due a testa o uno? Due. Per la partita. Due sì. Cioè, così come per i dipendenti del comune erano due. Erano due, cioè sul biglietto a nome Andrea Fanzago ce ne saranno due, e esatto, ci sarà il suo nome. Questa è l'unica differenza rispetto a prima. Ma io non ho visto quelli di questa domenica perché non sono andato allo stadio. E chi è andato non so al se posto c'è suo, domanda sciocca, nel senso che lei lo può cedere anche se c'è il nome sopra. Sì, basta fare il cambio di intestazione. E allora che cambia rispetto a prima? A noi suonano come biglietti gratis, mi perdoni la semplificazione. Ma perché è dentro, attenzione, però è dentro nella convenzione, cioè Milan e Inter danno la pochissimo, convenzione è scritta purtroppo sulla pietra, no, non so, no, si bisogna può cambiare, rinegoziare la convenzione con il Milan e Inter. È chiaro che a fronte di 8 milioni di euro, questo è il costo che Milan e Inter pagano, e questo forse è lo scandalo. Cioè dobbiamo dire, ma perché Milan e Inter, che pagano fior di stipendi, comprano giocatori, spendono soltanto 8 milioni di euro per l'utilizzo dello stadio? È vero che però lo stadio poi... 8 milioni a testa o in tutto? No, in tutto, complessivamente. Cioè per le tutto due l'anno, squadre affittano quella struttura del comune. Pagano per al comune costo. 8 milioni di euro. Ho capito. Poi... la manutenzione straordinaria a carico fanno loro, quindi lo stadio complesso. Sì, comunque voi andate allo stadio però, gratis, dai, Fanzago, su. Sì, no, all'interno di questa convenzione ci sono questi biglietti. È colpa della convenzione. È questa convenzione, proprio cattivi che l'hanno pensata, esatto, che non si aumentiamo, riesce a cambiare. No, aumentiamo, io dico, aumentiamo il prezzo dell'affitto dello stadio. Infatti l'Inter cosa fa? Adesso si costruirà il proprio stadio. Comunque la vera notizia è che l'Inter ha vinto. Quanti biglietti vi daranno? Ha vinto contro il Pescara, mentre il Milan ha perso contro la Sampdoria. La smetta adesso, subito. Se va bene, vogliamo vedere. San Siro gratis, va bene. Però col nome, quindi stanno sereni così. Grazie signori, grazie Mariani Zuffada. Grazie, arrivederci. Merline Fanzago, che andrà allo stadio a vedere Inter-Roma. Grazie a voi signori, a voi di averci seguito. Ci rivediamo domani con un orario un po' diverso, nel senso che iniziamo alle 13:15, quindi pranzate con calma, accendete il televisore, canale 14, 13:15 ci trovate in diretta, andiamo avanti fino alle 14:30, a voi buona giornata. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.